puntualmente concretizzato, materializzato, tant'è che il sindaco di Tito a ripetizione, ma nell'assoluta assenza di conoscenza, magari anche da parte degli stessi cittadini di Toscano, siamo andati lì a ricordarglielo, a raccontarglielo con Marco Cappato, che cosa stava succedendo lì nel loro territorio. E il sindaco di Tito poi emette ordinanze di divieto di utilizzo dell'acqua dei pozzi a ripetizione. Una delle ultime, a dire la verità, l'ha emessa per la pressione che abbiamo iniziato a esercitare noi su tutta una serie di situazioni. Ecco, in Onlus, la vasca fosfogessi di Tito, il sito di bonifica di interesse nazionale di Tito Scalo, in un'Italia dove ci sono 60 siti di bonifica, tra l'altro, di interesse nazionale, poi si fa per dire, perché non, tu ti rendi conto, leggendo la lunga teoria, dei verbali di queste conferenze, che non c'è stato né l'interesse né la bonifica, non c'è stata per il non luogo vasca fosfogessi di Tito, non c'è stata per il non luogo, per esempio, dell'area diaframmata di Ferrandina, che tra l'altro, aggiungo, di proprietà della sindaca, forse magari dovrebbero interessarsi quelli, dovrebbero interessarsi dell'area diaframmata, che gli abitanti di Ferrandina non la chiamano area diaframmata, ma la chiamano area confinata, che è un nome. Io sono andato lì, pure quell'area doveva essere bonificata, siamo andati a filmare i piezometri che erano stati ubicati attorno all'area diaframmata, un'altra nave nel cuore di quel territorio, dove magari poi a un certo punto viene fuori, leggi dei documenti e leggi che questi scrivono con grande disinvoltura, parlano di inquinamento indotto delle aree agricole. Beh, i piezometri erano tutti rotti, non c'erano i lucchetti, e allora poi magari ti viene in mente che un funzionario del Ministero dell'Ambiente, ma chi lo sa, noi abbiamo provato a farlo sapere, a un certo punto, sempre in un verbale, scrive i conti, noi gli tornano, dice: ma scusatemi, noi vi abbiamo chiesto di emungere la Trielina dalla falda di Tito Scalo, che non fa esattamente bene, e invece dai dati che leggo, sembra, testuali parole, dice, sembra esserci uno sversamento puntuale. Allora che cosa stanno fatto? L'hanno emunta la Trielina? O ce l'hanno messa altro? O ci hanno messo anche altra roba? O i piezometri li hanno utilizzati per versarci altre schifezze? Altre schifezze. Ma insomma, dicevo, ci siamo occupati di questo. Ci siamo occupati dei siti di bonifica non bonificati. Ci siamo occupati, per esempio, della vicenda delle acque. Perché la Basilicata è ricca, sì, di petrolio. Viene definita il Texas italiano, si parla della Val d'Agri, io la definisco Valle dell'Agri ormai. La Basilicata è un grande bacino idrico di superficie, un grande bacino idrico di profondità, e però le acque lucane sono in pericolo. Sono in pericolo, magari sono state messe in pericolo proprio dalle attività estrattive. Sono contro il petrolio, se dico questo. Beh, poi ci sarebbe da aprire tutta una lunga discussione sull'energia, sul futuro energetico del nostro paese, del mondo intero. No, non è questa la questione, non si tratta di essere a favore o contro il petrolio, si tratta di interrogarsi e di mettere magari la questione sotto un punto di vista di costi e benefici. Allora ha un senso andare a trivellare a 4 km di profondità in prossimità di una sorgente, per esempio la sorgente acqua dell'Abete in località Calvetta. Quella sorgente è stata sequestrata due volte dal Corpo Forestale dello Stato. Noi ci siamo stati, abbiamo filmato delle macchie oleose che sembravano essere idrocarburi. Due sequestri, però se vai a denunciare, io entro in una caserma dei carabinieri con i miei pochi mezzi, non sono un avvocato, non sono un magistrato, sono un militante politico che ha buttato giù un esposto dopo aver visto delle cose, entro nella stazione dei carabinieri di Latronico, non faccio nemmeno in tempo ad entrare a settembre, mi sembra l'anno scorso, e il maresciallo mi fa: ah, Bolognetti, ti stavamo aspettando. Dico: maresciallo, come mai? No, perché la procura della Repubblica ha chiesto alla stazione dei carabinieri di Viggiano informazioni su un articolo che tu hai scritto nel 2008 e vuole conoscere le fonti delle situazioni in cui, che descrivi in quell'articolo. E beh, io gli dico: guardi maresciallo, che le fonti sono tutte citate, non capisco quali sono le fonti che vuole conoscere la procura.
Allora, andiamo avanti. La sorgente acqua dell'Abete, che è tributaria della diga della Camastra, inquinata, sequestrata. La sorgente acqua sulfurea in località Calvello, inquinata, sequestrata. Non succede niente. Ma torniamoci su questa storia dell'acqua. Magari partendo dalle cose che diceva Rita prima, perché io saluto evidentemente il senatore Colombo, però io questa cosa voglio ricordarla di nuovo anche qui. Il senatore Colombo nel 1979 prende la parola nell'aula di Montecitorio, cita Giustino Fortunato, parla dello sfasciume geologico. Noi parliamo di dissesto idrogeologico, figlio del dissesto idrogeologico. E il senatore Colombo, parlando della situazione delle acque in Basilicata, io ve lo voglio leggere che cosa dice il 23 gennaio del 1979. Dice Colombo, apro virgolette, c'è poi un altro tema su cui richiamo l'attenzione del governo, le opere igieniche nel loro complesso, le opere di adduzione delle acque. I problemi sono due, vi sono degli scarichi di acque sporche che vanno nei corsi d'acqua. Questi corsi d'acqua alimentano gli invasi a loro volta alimentano l'irrigazione, ma danno anche l'alimentazione idrica ai centri abitati. E dunque, continua Colombo, l'esigenza della depurazione. Vi è il problema della deviazione di queste acque di rifiuto dai corsi acqua di ad acqua che alimentano gli invasi. Era il 1979, 30 anni dopo ci siamo resi conto che la situazione non è cambiata affatto. Ci sono ancora acque sporche che finiscono nei torrenti, acque sporche che finiscono nei fiumi e che poi dai fiumi finiscono agli invasi. E così facciamo delle analisi indipendenti, per così dire, sulla diga del Pertusillo, che fornisce acqua potabile alla vicina Puglia, e troviamo che da quelle analisi emerge la presenza di un inquinamento biologico e di un inquinamento chimico, cioè la presenza di bario. Lo denunciamo, lanciamo l'allarme, poniamo delle domande sul decadimento della qualità delle acque. Immediatamente l'assessore all'ambiente, buonanima perché non lo è più, ma è ancora consigliere regionale, però, il signor Santo Chirico, esponente del Partito Democratico in Basilicata, dice: ah, sì, i radicali sono degli allarmisti. A stretto giro, ma guarda un po', un editorialista di un giornale che si chiama Nuova del Sud scrive un editoriale al curaro nel quale addirittura dice che io sono uno al soldo delle multinazionali dell'acqua minerale. Il signor Nino Grasso, e io gli faccio ancora oggi gli auguri per questo nuovo incarico che ha ricevuto pochi mesi dopo, è stato chiamato a svolgere il ruolo, e lo fa benissimo, di portavoce del presidente della regione Basilicata Vito De Filippo. Noi denunciamo il decadimento della qualità delle acque, l'assessore all'ambiente dice che siamo degli allarmisti, scatta un'operazione di linciaggio, perché io così la definisco, linciaggio nei confronti dei militanti, dei radicali che denunciano quella situazione, silenzio assoluto. Noi, dato che siamo un po' di coccio, appunto andiamo lì, andiamo a fare le analisi, ci mettiamo immediatamente in macchina, andiamo a Vasto, consegniamo i contenitori al laboratorio, il laboratorio ci dice quello che vi ho raccontato e ritorniamo alla carica e diciamo: assessore, quale allarmismo? Signor presidente, direttore dell'ARPAB, chi è l'allarmista se c'è merda, se c'è bario, se c'è contaminazione chimica? Facciamo una conferenza stampa, perché qualcuno non voleva sentire, invitiamo la polizia provinciale, il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, tutti li invitiamo, la procura della Repubblica, procuratore Colangelo, invitato alla conferenza stampa. Ovviamente vi dico subito che non sono venuti né quelli della polizia provinciale, né il nucleo operativo ecologico dei carabinieri. La stampa c'è venuta, devo dire la verità, c'è venuta, e nemmeno la procura della Repubblica di Potenza. Passa circa un mese e vengo convocato in una stazione dei carabinieri. Vengo convocato in una stazione dei carabinieri, pensavo che mi avessero convocato perché volevano avere notizie
su quello che avevamo denunciato in merito all'inquinamento non solo della diga del Pertusino, non solo della diga di Senise, ma anche della diga della Canastra. Tra l'altro la diga di Senise è la più grande diga in terra battuta d'Europa, è un invaso molto grande, molto capiente, molto importante. E Liga invece questo, come ha giustamente ricordato Rita, capisco che questi invece vogliono sapere chi mi ha dato le notizie. Quali notizie? Cioè chi mi ha fatto avere i dati dell'ARPA sulle analisi del Pertusino, di Senise, della Camastra. A quel punto sono venuti a casa e hanno sequestrato la corrispondenza di posta elettronica sotto minaccia di sequestrare evidentemente l'hard disk, il computer e tutto il resto. Ma dato che forse Dio c'è, passano ancora due mesi e sapete che succede? E glielo ricordiamo a quelli che hanno detto che eravamo allarmisti, che stavamo raccontando frottole, che ci eravamo inventati tutto e non so cos'altro. La diga del Pertusino cambia colore, diventa rosso-marrone, appare un'alga che si chiama alga cornuta, iniziano a morire i pesci nella diga del Pertusino. A quel punto scatta di nuovo il tentativo, io definirei di depistaggio, perché io così mi sento di chiamarlo, da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che prova magari anche a raccontarci, a raccontare che l'alga cornuta è in un rapporto causa-effetto, l'alga cornuta non è l'effetto ma è la causa, no, l'apparizione dell'alga è dovuta a qualcosa. Fortunatamente però c'è una botanica che si chiama professoressa Patrizia Albertano che interviene e che spiega al direttore dell'ARPA Sigillito che le cose non stanno esattamente così e che occorre indagare sul perché è comparsa l'alga all'interno di quella riga. Ma poi iniziano a venire fuori una serie di cose che qualcuno evidentemente voleva rimuovere, e cioè che i depuratori non funzionano, che i reflui finiscono tal quale, cioè non vengono depurati dove ci sono i depuratori. Perché nonostante i 30 anni trascorsi dall'intervento del senatore Colombo, nonostante le decine di milioni di euro stanziati, ci sono depuratori che non funzionano, depuratori che non ci sono, e ci sono anche fogne non collettate. Ma questo è un problema che poi, questo lo denuncia anche la Commissione Europea rispetto a 143 città italiane. Ci sono 143 città italiane con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le cui fogne hanno problemi di depurazione, di fognature. E quindi questo, diciamo così, è l'aspetto delle acque, ma sull'aspetto del bacino, per esempio, nella operazione di trivellazione dei pozzi vengono utilizzati dei fanghi di perforazione. La composizione chimica, in teoria segreta, di questi fanghi di perforazione prevede anche la presenza di sostanze chimiche come il mercurio, ma anche come il bario. Dalle nostre analisi emerge che nella diga del Pertusillo, della Camastra, c'è una quantità di bario presente due volte superiore ai limiti previsti dalla categoria A3, perché in base ad una legge dello Stato le acque vengono classificate A1, A2, A3 e in base alla classificazione devono essere adottati determinati provvedimenti di potabilizzazione. O se si va fuori dalla categoria A3 bisogna chiedere una deroga per poter utilizzare le acque. Ovviamente se poi si ritiene di darla una deroga, quindi non è una cosa da poco, è una cosa evidentemente seria. Niente da fare. Poi però inizi a scavare e ti rendi conto che quegli stessi che ti hanno detto che sei allarmista scrivono loro delle cose incredibili. Nel 2001 la Metapontum Agrobis, società interamente partecipata dalla Regione Basilicata, che entra in concorrenza, poi non si capisce perché, con l'ARPA Basilicata, cioè questi fanno o le stesse cose o cose che magari potrebbe fare l'ARPA, però bisogna farle fare pure alla Metapontum perché là magari ci abbiamo messo l'ex senatore Salvatore Adduce, che oggi è sindaco di Matera, e all'ARPA pure magari, e alla Metapontum pure magari bisognerà fargli fare qualcosa. La Corte dei Conti sta indagando, vedremo come va a finire. Però questi qui per esempio scrivono, la Metapontum Agrobios nel 2001 parla di esistenza di un rischio potenziale di inquinamento dovuto sia alla presenza di scarichi civili non correttamente
depurati, sia la presenza di scarichi industriali, 2001. Nel 2004 il direttore dell'ARPA Basilicata, che depista, che dice delle cose, e presiede una commissione che deve elaborare un documento che analizza la qualità delle acque lucane. E lo sapete che cosa c'è scritto nel 2004 in quel documento? Questi scrivono loro, non io, le acque dolci superficiali, aspettate un attimo che ho perso il segno, ecco, scrivono, nel 2004 si evidenzia un diffuso scadimento della qualità delle acque. A partire dal 2001 tutte le acque di invaso passano dalla categoria A2 alla categoria A3, e poi ovviamente concludono, perché queste sono delle persone sagge, mica sono come noi che siamo allarmisti, bisogna indagare sul perché le acque stanno peggiorando. Noi non possiamo che dire al direttore dell'ARPAB, ex ovviamente da pochi mesi, avevi ragione, bisognava indagare, e noi l'abbiamo fatto. O magari abbiamo fatto un'altra operazione, abbiamo tirato fuori dai vostri polverosi cassetti i documenti che lì tenevate chiusi, perché non bisognava farli conoscere, avessimo mai fatto, che i cittadini lucani si preoccupano, e magari si preoccupano pure quelli pugliesi, però certo magari poi non si preoccupa il compagno Nichivetto, lui si preoccupa di altro, magari si preoccupa del San Raffaele e di stanziare 120 milioni per il San Raffaele mentre c'è una città che muore, ma sto divagando, e magari si preoccuperà pure di scrivere, di apparire su un giornale, pensate un po', una piccola parentesi. L'ILBA a un certo punto, nel novembre del 2010, decide di produrre un giornale, il giornale si chiama Il Ponte. La prima pagina è un editoriale di Emilio Rivale, le altre 5 pagine sono un'intervista di Nichi Vendola, una bella intervista di Nichi Vendola. Allora abbiamo detto 2001 Metapontum agrobios è preoccupata la Metapontum, nel 2004 sono preoccupati pure quelli della regione sulla qualità delle acque, ma nel 2007 poi c'è un altro documento della Metapontum agrobios e questi qui scrivono: valutando il percorso del fiume Arno, dalla sorgente alla zona intermedia, sino alla confluenza nel Pertusiglio e gli vari affluenti, scrivono, è evidente come il fiume durante il percorso verso la diga peggiore. Come mai? In due stazioni di rilevamento, nei pressi di Villa d'Agri, per l'immissione di carico organico a livello della confluenza della diga, per l'apporto di acque dal canale di epurazione. Dicono una serie di cose nel 2006. E poi continuano. E scrivono, testuali parole, le concentrazioni analitiche mediamente superiori, vi risparmio tutte le sigle, dicono testualmente, parlano di conferma la presenza di zone di immissione laterale al fiume Agri di carichi inquinanti agricoli, civili e industriali. 2007. E poi parlano di presenza. Scrivono una cosetta così, nei campioni prelevati nel sito BT35, concessione Volturino Cervo Falcone, sorgente acqua dell'Abete, a proposito, a monte della sorgente acqua dell'Abete, in una zona incontaminata, si fa per dire, evidentemente, all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, che è stato ritagliato in base a quelle che erano le legittime esigenze e interessi delle compagnie. A monte della sorgente acqua dell'Abete c'è un pozzo che si chiama Cerro Falcone 1 ed è l'unica attività industriale in quell'area, sia chiaro. Poi se la presenza di materiali inquinanti non è dovuta a quella presenza in quel pozzo, poi magari qualcuno ce lo spiegherà. Però sempre nel 2007 la Metapontum agrobios, posso soscurdare, scrive: nei campioni prelevati nel sito eccetera eccetera sono stati riscontrati anche valori di concentrazione di idrocarburi pesanti superiori ai limiti previsti per aree verdi eccetera eccetera. Ma insomma, io potrei farla lunga. Il senso di tutta questa storia che qui proviamo solo a tratteggiare, perché vi prego di credermi, se avessimo dovuto parlare dell'impatto delle attività estrattive sulla qualità delle acque in Basilicata ci voleva un volume a parte solo per trattare in maniera chiara ed esaustiva solo queste cose. Cosa vogliamo dire? C'è un problema sul quale occorre interrogarsi. È opportuno interrogarsi in Basilicata nel mentre si firma un memorandum per incrementare le attività estrattive in Basilicata, perché c'è bisogno di più petrolio,
e la stragrande maggioranza del petrolio italiano arriva dalla Basilicata, io credo che forse occorrerebbe interrogarsi su se sia opportuno o meno trivellare in prossimità di basi, di dighe, di sorgenti, a ridosso di centri abitati, e lo si fa poi, e lo si è fatto, perché questo è un altro aspetto sconcertante, nella assoluta assenza di indagini epidemiologiche, in una situazione in base alla quale l'ENI ha operato per 10 anni in autocontrollo, ha assunto la duplice veste di controllore e controllato. Noi ci vorremmo pure fidare, ma dovrebbero esserci gli enti terzi a garantire e a tutelare i cittadini, ammesso che esistano davvero enti terzi, perché io poi ho dei dubbi. Se la partitocrazia mette lì i direttori delle agenzie, può darsi che magari le cose vadano diversamente. Anzi no, ho sbagliato, perché c'è stata un'unica indagine epidemiologica nella Valle dell'Agri. L'hanno fatta tra il 96 e il 98, l'hanno basata sulle schede di dimissione ospedaliera, e da quella indagine è emerso che i cittadini della Val d'Agri si ammalavano 2 volte in più di malattie respiratorie e infiammatorie rispetto ai cittadini del resto della regione. Certo, ovviamente in quel momento non era ancora stato impiantato nell'area del Vulture Melfese, in quel di Melfi a ridosso della città di Lavello, l'inceneritore Fenice, però questo è un dato che emerge. Da quel momento in poi non c'è più un solo dato epidemiologico disponibile, ma certo ci sono però dei medici, per esempio, che raccontano delle cose, e anche altri dati. Allora, noi raccontiamo questo e perquisiscono noi, delle denunce non ne tengono conto, non ne tengono conto a Potenza, non ne tengono conto presso la Procura della Repubblica di Matera. Però io, per esempio, io penso di aver applicato le leggi dello Stato, io penso di aver applicato le convenzioni internazionali, perché per esempio l'articolo 5,c della convenzione di Aarhus, che noi abbiamo recepito con 3 anni di ritardo, cioè recita testualmente: in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentono a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tali minacce. Ma non basta, perché c'è anche un'altra legge dello Stato. Noi lo segnaliamo alla Procura della Repubblica di Potenza, che è il decreto legislativo 4 del gennaio del 2008, il principio dell'azione ambientale, che regge la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente. Noi riteniamo di aver applicato queste leggi, queste direttive, queste convenzioni, queste direttive, e abbiamo fatto quello che non avevano fatto. Questo è quello che penso io, la mia opinione. Poi magari vorrei raccontarlo, speriamo che lo facciano il processo. Io dico speriamo che il processo lo faccia, perché è da 1 anno e mezzo che stiamo aspettando che si faccia l'udienza preliminare. Speriamo che la facciano questa carta in udienza preliminare, perché io sono ansioso magari anche di essere condannato, io e il mio coimputato Giuseppe Di Bello, però ci devono spiegare se ci condannano, vogliono condannare, ci condannano. Io però voglio dirvi questo, che io ho applicato la legge, secondo me ho applicato la legge, forse non l'ha applicata l'ARPA, forse non l'ha applicata il Dipartimento Ambiente, forse hanno negato ai cittadini la possibilità di poter conoscere per deliberare. Ecco, può darsi che abbiano fatto questo. Anzi, è molto probabile che abbiano fatto questo. E mentre facevano questo, poi succede che l'unica volta, per la prima volta, l'ARPA Basilicata cambia il direttore. Non voglio sapere nemmeno perché succede, magari io certe domande me le faccio, però stiamo ai fatti. La prima volta che l'ARPA Basilicata preleva delle acque da 4 piezometri ubicati in prossimità del centro Oli Eni, emerge, ho la carta qui, poi magari dopo ve la faccio vedere se volete, è tutto documentato, la presenza nelle acque sotterranee di benzene, toluene, nickel e manganese,
la presenza nelle acque sono tutti gli inquinanti, alcuni di questi, a parte che nessuno di questi fa bene alla salute, a parte che è un cocktail di veleni, alcuni di questi veleni sono classificati dall'IARC, l'agenzia che si occupa del cancro, l'agenzia internazionale, come cancerogeni di classe 1. Cioè non è che dobbiamo provare che fanno male, punto. E come mai c'è il benzene e il poliomelo nelle acque sotterranee? Credo che la domanda vada fatta. Ma hanno anche tentato di farci dimenticare che in quell'area la commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti nel 2000, presieduta dall'onorevole Ermanno Iacobelli, viene in Basilicata e dice due cose. Dice: qui ci sono 900 siti inquinati, la 450 di questi sono inquinati perché l'inquinamento è collegato alle attività estrattive. Poi dice un'altra cosa, che ci sono 400.000 tonnellate di rifiuti speciali eccetera eccetera, di cui non si conosce dove sono andati a finire. Cioè ci dovrebbero essere, però non si sa dove li hanno smaltiti, e questo pure sarebbe un capitolo interessante. E hanno provato a farci dimenticare, e glielo abbiamo ricordato noi, che solo tra Viggiano e Grumento Nova ci sono 8 siti da bonificare, dovuti ad incidenti collegati alle attività, direttamente o indirettamente alle attività petrolifere. Ma lo sapete chi lo dice? Lo dice l'ARPA Basilicata. Giugno 2010 lo scrive l'ARPA Basilicata, cioè quegli stessi che ufficialmente a mezzo stampa dicono che siamo degli allarmisti, che stiamo esagerando, che minacciano denunce, poi producono un documento interno, perché interno è, perché è clandestino fino ad oggi, e dicono: stiamo già accorti, ci sono i siti che dovrebbero essere bonificati, poi ci sono 309.000 persone che non godono di un servizio di depurazione delle acque, e però poi ci sono, perché su 600, cioè una situazione un po' particolare, carenza, serviti parzialmente, non serviti. E però poi la Procura della Repubblica, io lo voglio dire perché forse sarà stato un lapsus, caro sostituto procuratore della Repubblica Salvatore Colella, volevo segnalarle che nel decreto di perquisizione lei ha commesso un errore, si è distratto, perché lei parla semplicemente della diga del Pertusito. Noi non ci siamo occupati solo del Pertusito, ci siamo occupati anche di Senise e della Canastra. Ecco, è strano che abbia indicato solo la diga del Pertusito, dove con i documenti che... Attenzione, io forse sono confusionario, lo so, che sto andando un po' così in ordine sparso. Provate a ricordare quello che vi ho raccontato, di quello che sapevano loro, no, che doveva rimanere conoscenza solo loro, riservata a uso interno, magari pure per ricattarsi, non lo so. E questo, con più azioni esecutive, è una formula giuridica, io lo so che è una formula giuridica, me l'ha spiegato l'avvocato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. Ok, ci provo, 4-5 minuti alla fine. Sentirsi dire una cosa del genere mentre poni delle domande sulla qualità delle acque invasate, quindi mentre ti preoccupi e ti occupi della salute delle persone, quello che dovrebbero fare loro, è una cosa che ti inquieta un pochino. Così come è inquietante, tutto sommato, il fatto, e cerco di raccontarlo brevemente, che questa stessa agenzia per la protezione ambientale, perché si chiamano così in teoria, ARPA, Agenzia per la Protezione Ambientale, c'è questo signore, sempre il dottor Vincenzo Sigillito, che nel novembre del 2008, e l'antefatto è importante, nel novembre del 2008 ha un incontro pubblico con l'amministratore delegato della EDF, che è una multinazionale francese che gestisce l'inceneritore di luce. E sapete qual era la finalità dell'incontro? Migliorare lo dicono loro, adesso non trovo l'articolo, migliorare la percezione negativa che le popolazioni del Melfese e del Vulture Melfese avevano rispetto a quell'insediamento industriale destinato all'incenerimento di rifiuti non solo urbani ma anche di rifiuti speciali e pericolosi. Novembre 2008. Perché è singolare questa cosa? Perché
Quando nel novembre del 2008 il dottor Vincenzo Sigillito si incontrava con Patrick Ruccioni, amministratore delegato della EDF, sapeva già da 11 mesi che EDF stava inquinando la falda acquifera del fiume Ofanto. Attenzione, lo sapeva, ma non lo avevano detto. Non lo avevano detto, io dico in primis ai cittadini, per le ragioni di qui sopra, ma non lo avevano detto nemmeno al caro sindaco, al principale responsabile in materia di tutela della salute dei cittadini di un comune, perché c'è l'articolo 50, non mi ricordo di quale decreto legislativo del 2000, mi sembra il 267, ma non vorrei sbagliare. Articolo 50 e articolo 54. Il sindaco ha delle grosse responsabilità in materia della tutela della salute dei propri cittadini. Novembre 2008, ad aprile 2009 esce fuori una piccolissima notizia, quasi da annunci mortuari: c'è un inquinamento della falda acquifera, il sindaco di Melfi emette un'ordinanza. E però viene elevata una multa di 30.000 euro circa la EDF, cioè 1.000 euro se non sbaglio per ogni giorno di ritardo rispetto alla mancata comunicazione agli enti interessati di un inquinamento in atto. Quindi fate voi i conti, 30 giorni. Peccato che però noi scopriamo che l'inquinamento non era iniziato da 30 giorni, ma era iniziato nel dicembre del 2007 e che c'erano anche verificata la presenza di mercurio, per esempio, 140 volte superiore ai limiti con 140 volte superiore ai limiti consentiti alla legge di Trielina. Succede questo ad aprile, noi scopriamo, cerchiamo di guardare al buco della serratura, di recuperare documenti, a un certo punto poi chiediamo atti all'ARPA Basilicata. Sapete che cosa ci risponde l'ARPA Basilicata? Giugno 2009, cari radicali, non ve li possiamo dare i dati perché è in corso una inchiesta dalla Procura della Repubblica. Chiamo l'avvocato, dico: senti Vincenzo, ma questi stanno dicendo che non mi danno i dati perché c'è inchiesta della Procura della Repubblica. E questo l'avvocato dice: ma che cazzate, no, ma non possono essere segretati i dati ambientali. Aveva ragione l'avvocato. Poi mi dà un piccolo suggerimento, dice: no, citagli una sentenza del TAR Abruzzo in cui hanno deciso che queste cose non esistono. Io gliela cito, questo mi risponde un'altra volta: mi dispiace, i dati non te li possiamo dare. Vabbè, andiamo avanti, a un certo punto i dati li tiriamo fuori, siamo noi a tirare fuori i dati. A quel punto li abbiamo messi con le spalle al muro e il dottor Sigillito a quel punto dice: vabbè, adesso ve li diamo i dati perché è finita e stanno tolti i segreti istruttori. In tutto questo casino, questa veramente battaglia campale che io sto provando a sintetizzarvi e che vorrei descrivere magari nel dettaglio perché sono anche eccessivo come sempre, mi capita, che cosa succede? Che è io più ci penso e più la trovo incredibile. Noi li attacchiamo e gli diciamo una serie di cose, gli diciamo: voi avete violato la legge, voi avete violato l'articolo 244 del decreto legislativo 152-2006 e questi qua il 25 settembre 2009 decidono che è venuto il momento di rispondere a mezzo stampa e rispondono a mezzo TGR Basilicata. Risponde il coordinatore dell'ARPAB, è ancora in servizio questo. E tra l'altro risulta che l'ARPA ha speso non mi ricordo quanti migliaia di euro per dargli l'avvocato per fare in modo che potesse difendersi. Ci dice: ah beh, sapete che c'è, cari radicali, caro Bologna, ci avete rotto le scatole. Sì, lo sapevamo che c'era l'inquinamento, ma non era nostro compito dirlo. Non era vostro compito dirlo. Ma non basta, visto che noi avevamo chiesto al dottor Arvini, sostituto procuratore del Tribunale di Melfi, e caro Armino, ma questi stanno combinando un macello, sequestra l'inceneritore, sequestra il forno rotante, fai qualcosa, come magari hanno fatto in Molise, io dico a rischio e pericolo del magistrato che l'ha fatto, su una questione di inceneritore che inquina, una situazione simile per certi aspetti a quella provocata dall'IDF. E che dice Arminio? Dice: no, ma io sono una persona responsabile. E visto che sono una persona responsabile, il forno rotante non lo voglio sequestrare e non sequestro manco l'inceneritore. Ovviamente questi hanno continuato ad inquinare, come risulta poi ufficialmente dai dati che si sono decisi prima a mettere e poi a togliere di nuovo, non si è capito perché. Ma
Non basta, quando pubblicano i dati, poi viene, noi gliene chiediamo, dato che non ci accontentiamo, questi pubblicano solo quelli che sono costretti a pubblicare, 2007-2009, e noi diciamo no, momento, dateci pure quelli di prima, noi vogliamo pure quelli dal 2002 al 2006. Ah, e quelli non ce li abbiamo. E lo dicono in un'audizione, lo dice il direttore dell'ARPAB, audito da una commissione regionale, il direttore dell'ARPAB dice, dottor Vincenzo Sigillito, l'altro concetto che vorrei estrinsecare riguardo ai dati, queste estrinseche, quando lo conviene ovviamente, quando non lo conviene non estrinseca proprio niente, che qualcuno a mezzo stampa mi ha chiesto, cioè io, come il signor Bogne, al quale ho immediatamente risposto che quelle carte sono state segretate alla Procura della Repubblica di Meglio. E poi spiega, vorrei solo aggiungere, sentite bene, che in data 15 ottobre 2009, quando dice che pubblica i dati 2007-2009, sono venuto a conoscenza casualmente del fatto che l'ARPAB non ha effettuato analisi sulle acque di monitoraggio nell'ambito di Fenice dal 2002. Cioè da quando ho avuto l'incarico da parte della giunta regionale, lui che veniva dal dipartimento ambiente della giunta regionale di Basilicata. E a quel punto poi, quasi a incalzarlo, un consigliere regionale, Francesco Mollica, gli dice, in pratica il direttore ha fatto una comunicazione il 16 ottobre 2009, una cosetta così alla Procura della Repubblica di Potenza, a quella di Melfi, cioè Arbino, non so perché gli abbia fatto di la verità, nella quale sostiene che in quella data, su segnalazione del coordinatore provinciale, è venuto a conoscenza della mancanza formale e completa, della mancanza di formale, attenzione, e completa documentazione attestante l'ottemperanza dell'agenzia a quanto previsto dalle delibere della giunta regionale paravipparavà. È finita secondo voi? No, troppo comodo, perché poi ovviamente noi sempre... Oh, De Coccio, là esiste il procuratore, ma là in l'inchiesta. Ah no, l'inchiesta, sapete, noi l'hanno trasferita da Melfi, tanto quello non indagava. Dico io che non indagavo, ma perché io penso male, da Melfi la trasferiscono a Potenza, ce lo fanno sapere, indovinate come? Anche questa volta a mezzo di GR Basilicata. Visto che stavamo rompendo troppo le scatole, il TGR fa il servizio, cioè, vi informiamo cari cittadini lucani che l'inchiesta che aveva aperto Arminio, quello che non sequestra il forno rotante, è stata trasferita a Procura della Repubblica di Potenza. Ovviamente dice, vabbè, mostri calma. No. E noi iniziamo un'altra volta. Quando, che cosa state facendo sull'inchiesta, su Fenice? C'è l'omissione di atti d'ufficio. Indagate i dirigenti dell'ARPA Basilicata. Niente. Almeno ad oggi. Poi qualche cosetta sta venendo fuori, salvo che non vadano in prescrizione, perché per quanto ne so, per esempio... I gravi reati commessi, le notizie di reato che emergono dai verbali delle conferenze di servizio, dove il Ministero dell'Ambiente minaccia di attivare le procedure in danno, poi cose che non fanno mai, che emergono dai verbali, magari vanno in prescrizione su Tito Scalo, probabilmente i reati commessi alle ecomafie, laddove, caro Vincenzo, poi bisognerebbe interrogarsi su che cosa sono le ecomafie. Io dico che la definizione del procuratore Pietro Grasso mi convince molto, perché non lo so, in Casalesi per carità, ma quanto del mondo legale che ruota attorno al mercato dei rifiuti fa affari con la Monnezza, e forse il processo Bastonini in pregio qualcosa racconta, e magari racconta anche qualcosa il procuratore del Chiara, che viva Dio, diamogli atto, che ai microfoni di Radio Radicale ha detto che era un pochino perplesso per il fatto che per la prima volta non si era consentito ai microfoni di Radio Radicale di registrare quel processo. Cioè la gente non lo può sentire, un processo Bassolino in pregio registrato, magari mandato alle 21 non so quanto, quando da Radio Radicale, magari farsi un'opinione per chi vuole, chiaramente, e magari in archivio, chiaramente, perché noi facciamo così, e quindi devo pure risentire quattro volte se ti è scappata una virgola. C'è da farsi cadere un pochino le braccia. Noi no, noi le braccia non ci fanno. Certo, magari ci chiediamo come mai in una regione di 600.000 abitanti si fa solo il 10% di raccolta differenziale. Certo, ogni tanto leggiamo
che amministratori ti hanno delle commissioni. Amministratori, noi casalesi, gli amministratori che hanno a che fare con le discariche della Monnezza, gli diamo l'incremento di cubatura e poi facciamo le ordinanze e il tour della Monnezza, che a Monnezza, tu di Maratea, portala a Matera, e poi il presidente della regione Vito, e noi ti vogliamo bene. Ma come fai ad andare davanti a Pecorella? E mentre i giornali della Basilicata raccontano che c'è le ordinanze emergenziali, non si raccoglie la Monnezza a Potenza, nel mio comune, dove adesso il sindaco ha iniziato la differenziata 2.000 persone su 5.000, è nata una delle prime partecipate d'Italia. Tra l'altro il sindaco, mi dispiace, che ha fondato quella partecipata, è stato anche arrestato per vicende collegate alle centrali a biomassa, che poi centrali a biomassa non sono, stammici a corte, sindaco, Mercure, ma che è una centrale a biomassa di 50-60 megawatt con una legge in Italia che equipara il CDR, combustibile da rifiuti, al cippato, per far funzionare la centrale del Mercure nel cuore del Parco Nazionale del Pollino Calabro Lucano. Ci vorrebbero un milione di tonnellate di biomasse, e dove le devono pigliare le biomasse? Ci portano la Monnezza. A me mi sta bene le biomasse, ma mini, mi va bene l'eolico mini, e non due parchi eolici, cari amici,